Buonasera amici e bentrovati. Siamo giunti alla puntata numero 31. Questa sera sono con noi Elisa Facchini, Alessandro Ragazzi, Roberto Bronca, Buonasera. Rocco Benedetto e Claudia Punzone. Buonasera ragazzi, come va? Tutto bene? Bene, Bene, buonasera. buonasera a tutti. Mi vedo in formissima ragazzi, eh? Allora, prima di andare avanti, fatemi un attimino salutare gli ospiti e con la precisione andiamo con Elisa Facchini, che è un pilastro del rugby italiano femminile, campionessa, pluripremiata con due medaglie d'argento a valore sportivo, quindi che più ne ha più ne metta. Tecnico federale del Comitato Regionale Veneto, quindi buonasera Elisa, poi magari sarai tu a raccontarci un attimo chi è Elisa Facchini, mi Sì. raccomando. Buonasera Nicola, buonasera a tutti. Grazie Buonasera a te, benvenuta e grazie per aver accettato l'invito. a Allora, voi. poi abbiamo Roberto Bronca, tecnico allenatore Under 14 del Valdobbiane Segusino Rugby, giusto Roberto? Dico bene? Giusto, giusto, detto bene. Perfettissimo. Poi abbiamo Alessandro Ragazzi, presidente del Valdobbiane Rugby. Giusto Alessandro? Dico bene? Esatto. Perfettissimo. Poi abbiamo Claudia Puzzone, che è la nostra legale di fiducia. Scherzo, Claudia. Nostra collaboratrice del Rimini Rugby. Buonasera Claudia, benvenuta. Buonasera a tutti, grazie a voi per l'invito. Ma figurati, grazie a te. Poi abbiamo Rocco Benedetto, spalla destra e presenza fissa delle storie di mondo rugbistico. Ciao Rocco, benvenuto. Grazie, buonasera, buonasera a tutti, buonasera a chi ci ascolta. Benissimo. Tutto bene? Web. Hai rimesso a posto il collegamento col telefono? La linea telefonica la volta scorsa saltava un pochino. Sì, perdonatemi se ogni tanto mi salterà il collegamento. Stasera pensavo di riuscirci meglio, ma non so perché. Comunque. Ma infatti abbiamo avuto un sacco. Rimangono i 22 eventualmente. Senti, abbiamo Rimangono avuto un i sacco. 22 eventualmente, ma non chiamo il Marco. Assolutamente sì. Anche perché ci hanno scritto in tantissimi dicendo Rocco, 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 cade sempre, e poi dice, vai. Sarà stanco, Rocco. Scherzo, scherzo, Rocco. Allora, io prima di iniziare, ragazzi, se voi siete d'accordo, torniamo a essere seri. Volevo spendere qualche minuto per le persone che sono venute a mancare in questo fine settimana, che ahimè, ne sono state ben tre, li vado a ricordare, Salvatore Amato, Massimo Cutitta e Marco Bollesan. Tre persone che, al di là del fatto che erano amici di mondo rugbistico e ci seguivano da tantissimi anni, ma tre uomini di rugby che hanno fatto la storia del rugby italiano. Salvatore e quello della Partenope Rugby, Massimo e Marco invece non solo nei vari club italiani e esteri, ma anche nella nazionale italiana. Quindi, da parte di tutto lo staff di mondo rugbistico, vanno le nostre condoglianze alle familiari, penso anche da parte vostra, perché è doveroso farlo. Lo so, difficile anche trovare le parole per dire il dispiacere che si provi in determinate situazioni. Anzi, ieri, quando abbiamo messo la prima volta, quando Mondo Rugbistico ha pubblicato la morte di Massimo, siamo arrivati subito a 700-800 visualizzazioni in giro di pochissimi minuti. Quindi nessuno si aspettava tutto questa morte. Sapevamo che non stava tanto bene, sapevamo, infatti circolava già la voce, non so se qualcuno di voi magari l'aveva già letto, circolava la voce che non stava proprio benissimo, però nessuno si immaginava che succedesse tutto questo. Poi Marco lo stesso, quindi noi avevamo pensato, noi di Mondo Rugbistico, ma anche voi, perché l'abbiamo visto insieme il video,
di mandare un video che va un attimino ad omaggiare non solo coloro che ci hanno lasciato nello specifico Salvatore, Massimo e Marco, ma un po' tutti gli amici del rugby che in questo causa questo maledetto Covid sono venuti a mancare. Volevamo omaggiarli con un video che secondo me racchiude un po' quello che è tutto lo spirito del rugby in generale. Lasciatemi andare per due, mandiamo questo video per 2 minuti e poi magari torniamo in studio e iniziamo la puntata, siete d'accordo? Che dite? Sì. Perfettissimo. Allora. It's been an absolute honour and a privilege to commentate on Argentina this Rugby World Cup. They have been phenomenal. Eccoci qua. Siamo ritornati in studio, ragazzi, un video molto emozionante che noi dedichiamo a tutti gli amici che purtroppo non sono più con noi. Allora, andiamo avanti con la puntata. Allora, eccoci qua. Volevo ricordare gli amici a casa che siamo anche live sul canale TV FM TV, canale 211 del Digitale Terrestre. E sul sito www.fmtv.live. Perfettissimo. Allora, iniziamo con Alessandro. Alessandro è presidente del Valdobbiane Segusino Rugby. Alessandro, io volevo prima, la prima domanda che ti faccio è questa. Sì. Come nasce il Valdobbiane Rugby e perché? Allora, per rispondere a questa domanda, C'è Marco. ho invitato qui con me Marco Folador, che è Sì. membro del direttivo, ma soprattutto uno dei pochi primi fondatori della società. Per cui per questa parte qui io adesso passo la linea qui a fianco, vediamo se la Perfettissimo. tecnologia ci aiuta. Eccoci qua. Ciao Ciao Marco, Marco. benvenuto. Ciao. Ciao, grazie, buonasera a tutti. Buonasera a voi. Allora, il rugby Valdobbiadene nasce più o meno nel 2007 da una serie di attività promosse da Ivan Miotto, che giocava a rugby a Montebelluna, qui vicino, una società strutturata e storica. La particolarità di Valdobbiadene è che in una zona molto rugbistica come il Veneto e in una provincia come Treviso, molto famosa per il rugby, in realtà in quest'area non c'era una tradizione di rugby, non c'è quasi mai stata. C'era stata una sola esperienza isolata tra il 58 e il 61 di natura scolastica, dove un collegio di Valdobbiadene, il collegio Manzoni, aveva aderito a una promozione di allora del Rugby 13, in realtà era Rugby League, che formando una sorta di campionato studentesco aveva per 3 anni partecipato e creato una squadra.
Dopo questa esperienza, fondamentalmente basta, nulla per fino al 2007 siamo caduti nell'oblio totale, nonostante la vicinanza a queste grandi e importanti realtà anche mediatiche, diciamo, di rugby. Tutto rinasce, diciamo, dall'attività di Ivan Miotto, nostro primo presidente per 10 anni, che i sabati ha iniziato a fare degli incontri con i bambini. Lui era alla fine della carriera con Montebelluna e alcuni personaggi di Montebelluna che lo aiutavano in questo. Aveva iniziato a fare delle ore di rugby, di presentazione, di propaganda, più che altro per far conoscere, fare un po' di scuola ai bambini, rivolto sempre ai bambini. Attorno a quelle poche ore, i sabati pomeriggio fondamentalmente, si è aggregata una serie di persone, alcune appassionate di rugby, altre che non avevano mai avuto a che fare con il rugby. E pian piano è nata una piccola organizzazione di appassionati che hanno cominciato anche per curiosità molti a giochicchiare a rugby in questo piccolo campetto di borgata. E da lì poi si è cominciato a trovarsi magari la sera a discutere un po' di più. È nata l'idea di fare qualcosa di più di una semplice attività sporadica. E la prima idea era quella di nascere come centro di reclutamento per le importanti realtà che abbiamo vicino, da Treviso, Montebelluna, Villorba, Paese. E in realtà poi l'idea è stata quella, dai, facciamo qualcosa di stabile e di definitivo che sia autonomo. E da lì è nata l'idea di fondare la società. E la società è nata come Rugby Valdobbiadene, rivolta al mini rugby, quindi un'attività volta soprattutto ai ragazzi. Dimmi, Esclusivamente per dimmi. i mini reg. Esclusivamente il mini Valdobbiadene. rugby, anche perché comunque la società nasceva più che altro, più che come società sportiva finalizzata al gioco del rugby, nasceva come entità di divulgazione per far conoscere il rugby in un'area, in una zona dove il rugby non era paradossalmente conosciuto, nonostante siamo in Veneto. E la volontà era appunto quella di divulgare, far conoscere i valori, l'ambiente, l'atmosfera del rugby attraverso i ragazzi, che era secondo noi la cosa un po' migliore da un lato, ma soprattutto perché partivamo completamente da zero. Non avere una tradizione vuol dire non avere nemmeno persone che ti possono dare una mano, nel senso chi ti guida i pulmini, chi ti tiene il campo, chi ti tiene. Noi, tra l'altro, non avevamo nemmeno un campo, siamo nati come società itinerante, andavamo dove ci ospitavano. In realtà il primo campionato under 14 che abbiamo fatto l'abbiamo fatto tutto in trasferta perché non avevamo una sede, non avevamo un campo, una clubhouse, non avevamo niente. Eravamo una sorta di attività itinerante, un gruppo fondamentalmente, no? Un gruppo. Marco, scusami un attimo, fammi capire, no? Mi sono già spontaneo una domanda, ma Valdobbiadene geograficamente molto distante da Montebelluna, da No, guarda, noi Treviso. siamo sulla pedemontana veneta, quindi siamo a circa 35 km da Treviso e da Villorba e da Paese. Siamo a 15-18 km da Montebelluna. In realtà, questa è una zona di, diciamo, di forti campanilismi, nel senso che ogni piccola Esatto, io infatti lì località volevo ha. arrivare, volevo arrivare Sì, proprio lì. assolutamente. Ogni località ha la sua nazionalità, tra virgolette, qui, no? Quindi ognuno ha le sue prerogative. Però è anche vero che era un po' strano e anomalo che in certe aree proprio il rugby non fosse arrivato. Ci sono queste sacche di resistenza, tra virgolette. Noi avevamo avuto in passato quell'esperienza alla quale tra l'altro ci siamo legati. Infatti il nostro simbolo è la Fenice, e la Fenice è proprio per questo. Prima parlavi di periodi difficili. Noi abbiamo un simbolo di rinascita perché ci La siamo rinascita, comunque la rinascita. ricollegati a quell'esperienza di 60 anni fa. È stata interessante proprio perché quando noi abbiamo iniziato a far girare una palla ovale tra i ragazzi, quelli che erano stati ragazzi allora e che adesso erano degli anziani, anche piuttosto anziani, quando hanno rivisto questo rugby tornare a Valdobbiadene, hanno avuto un impeto di entusiasmo che ci ha anche aiutato, ci ha dato voglia di fare e di crescere. E da lì siamo partiti infatti con molte attività, soprattutto promozionali, più che tecniche e sportive, anche perché all'inizio appunto la difficoltà era quella di non avere una struttura già consolidata che ci potesse dare dei tecnici, degli accompagnatori, delle persone. Abbiamo dovuto formare quasi tutti da zero. Abbiamo preso molti ragazzi pieni di volontà e pieni di voglia, che però non sapevano niente di rugby, li abbiamo portati nel mondo del rugby e quasi tutti, devo dire, soprattutto anche i ragazzi e i genitori di chi si avvicinava, dei bambini che si avvicinavano, rimanevano completamente affascinati perché per loro era una cosa nuova. Per noi appassionati di rugby è strano pensare a chi ci si avvicina
completamente da zero, soprattutto qui in Veneto, dove dovrebbe essere comunque una cosa abbastanza nota. Però per noi ciò che è scontato e normale non lo è da fuori molte volte. Quindi aver visto la sorpresa e la passione che è nata in queste persone è stato bello, interessante, ed è stato quello che ci ha dato la possibilità di crescere completamente senza strutture e senza nessuna risorsa, perché noi all'inizio, al di là dell'aiuto di Montebelluna, in realtà vicine, poi avendo vicino la Benetton ci ha preso in simpatia perché c'era l'effetto Davide contro Golia, cioè noi incarnavamo un po' quelli che erano alcuni degli elementi fondamentali del rugby, che sono la determinazione, la passione, il resistere, l'andare alla sfida. Mancava da Davide contro Golia uno degli elementi fondamentali, che è il gruppo. Il gruppo è una volontà e delle persone. Noi incarnavamo quello, probabilmente abbiamo avuto, e questa è stata la nostra forza che ci ha permesso di arrivare fin qui, l'aiuto, anche perché abbiamo avuto una delle poche cose che ti dà il non avere grandi risorse è la possibilità di essere umile e chiedere aiuto, e l'aiuto è arrivato dalla Benetton, che ci ha sempre coinvolto nei suoi eventi a livello di immagine, portando molto, diciamo, a livello di propaganda, aiutandoci molto anche a diffondere il messaggio del rugby e dando un bellissimo esempio di rugby in quello, soprattutto nei concentramenti, facendo partecipare i nostri ragazzi, comunque facendoli entrare in un mondo dove il rugby era importante, era grande, era professionistico, era interessante. E poi da lì tutte le società vicine, Feltre e Montebelluna in primis, ci hanno permesso di poter coordinarci e collaborare e avere dei campi, perché il nostro problema appunto era quello dei campi. Il campo è anche il motivo per cui Valdobbiadene adesso si chiama Valdobbiadene Segusino, perché alla fine noi una casa l'abbiamo trovata nel comune limitrofo che è Segusino, e quindi ci siamo, diciamo, un po' siamo cresciuti, ci siamo allargati, adesso occupiamo due comuni e abbiamo questa sede in questi bellissimi impianti sportivi di Segusino, dove ci hanno dato ospitalità, tra virgolette. Marco, scusami, ma veniamo ai numeri. Quanti tesserati conta il Valdobbiadene Rugby? Guarda, per queste cose ti faccio parlare con Alessandro, che è l'attuale come si può dire, leader della società, e parlerà lui di tutte queste cose. Ma all'inizio siamo partiti con un under 14 e basta. Siamo partiti con una piccola squadra, con pochissimi tesserati, poi in pochi anni siamo arrivati a 50, 60, 100, oltre 100 tesserati, e poi da lì si è riusciti in qualche modo a strutturarsi. Capisci che all'inizio eravamo una decina di persone che dovevano fare tutto, di cui uno o due allenatori, e gli altri si sono dovuti formare negli anni, quindi i primi anni sono stati di conquista, eravamo una sorta di compagnia, un'armata Brancaleone per certi versi, perché non avevamo nemmeno le magliette il primo anno, e siamo stati anche oggetto di simpatiche prese in giro a volte, però è nato da lì. Poi in pochi anni ci si è strutturati e si è arrivati a questo risultato. Marco, ma voi siete posizionati geograficamente in una zona molto ricca, diciamo, Valdobbiadene, del Veneto, voglio dire, problemi non ne avete, dai. No, la ricchezza c'è, ma la ricchezza non sempre, esatto, può essere, come si può dire, ricchezza. No, ma sto scherzando, scherzo, Marco. Sì, no, ma hai ragione, però purtroppo questo è vero. Ricchezza e passione sono due cose diverse. La ricchezza ti dà un sacco di risorse, ci sono situazioni in cui ci sono molte risorse, però la nostra esperienza è stata ben accetta anche da Benetton e da altri, perché la nostra simpatia deriva dal fatto che a volte le risorse contano, ma la volontà e le persone riescono a far di più. Se hai volontà e persone, tante volte riesci a fare anche senza risorse cose che con risorse a volte non riesci a raggiungere. Questo è credo il cuore del messaggio del rugby Valdobbiadene, il motivo per cui comunque è diventata un po' mascotte o comunque squadra simpatica a molte realtà ben più grandi di noi, e che con noi hanno ben poco a che fare. Poi certo, noi siamo anche un potenziale punto di reclutamento, e questo può essere interessante per il movimento in generale, perché è un punto in più che porta il rugby nelle scuole, che lo porta in giro per i bar, che lo fa conoscere a persone che non sarebbero comunque venute a contatto con rugby, è una cosa positiva e interessante, insomma. Certo. Senti, ma poi tra l'altro siete anche, potete contare anche su dei collaboratori validi, ma molto molto alti, tipo Elisa, tipo Roberto, tipo Alessandro, comunque avete gente che vi supporta
gente con esperienza di un certo livello, diciamo, no? Diciamo che la fortuna di essere nati in un ambiente come questo è che comunque le realtà vicine offrono esempi di altissimo livello e personaggi di grande prestigio e di spicco e con una grande storia personale e anche di gruppo alle spalle. Questo senza dubbio sì. Quindi la nostra realtà è stata possibile anche in questo contesto, ovviamente. Però all'interno, diciamo, di un'area dove geograficamente il rugby era stato abbastanza dimenticato, fondamentalmente, quindi no, Certo. non c'era. Senti, più avanti, la trasmissione quasi terminata, tiriamo fuori un attimino la questione del campanilismo, perché abbiamo avuto ospite, adesso non so qui a dirti chi, come, alcune persone che hanno portato i loro figli via da una piccola società tipo il Valdobbiadene per poterla portare al Benetton Treviso. Per quello ho detto che vince molto il campanilismo, capito? Quindi, secondo me, Sì. se una struttura c'è, è bene sfruttarla. Cioè, se io vivo, mio figlio gioca nel Valdobbiadene, lo faccio crescere nel Valdobbiadene, non ha senso spostarlo su un grande club e poi magari Lo perderlo sport per è strada. Magari fatto. poi lo Certamente. perdiamo per strada, no? Guarda, sì, poi ne parliamo volentieri se vuoi. Ti dico, lo sport è fatto di due cose. Uno è, si può dire, forse la volontà di crescere, di arrivare, di darsi dei traguardi e di arrivare lontano. Quindi un po' l'orgoglio e la voglia di prestigio e di crescita. L'altro è la passione pura, sono due elementi che convivono nello sport. Quindi c'è chi partecipa per creare un movimento, per dare uno sfogo, per esercitare una passione, chi invece vuole un risultato, vuole un obiettivo. Sono due cose che vanno di pari passo. Noi, per quello che eravamo e per quello che siamo oggi ancora, forse speriamo in futuro di diventare qualcosa di più, avevamo difficoltà di dare dei grandi sbocchi di prestigio di altissimo livello a chi giocava con noi per lungo. Eravamo naturalmente portati poi a cedere i ragazzi che volessero fare una carriera a delle squadre vicine, tra l'altro, molto che potevano offrire carriere addirittura internazionali, come può essere la Benetton stessa, che infatti abbiamo avuto anche dei ragazzi che sono passati di lì. Quindi sono due aspetti che possono convivere in realtà, ovviamente. Poi ognuno guarda le sue necessità, le sue problematiche, ma lo sport è fatto di entrambe queste cose, anche il rugby, da Certo. quando abbiamo deciso che esiste il professionismo. Assolutamente sì. Allora, prima di fammi passare un attimo dagli ospiti, dobbiamo andare un attimo da Rocco e poi da Claudia, poi passiamo a Elisa. Allora, Rocco, siamo passati dalle Fiamme Oro top 10 a Valdobbiadene Secusino. Che ne pensi? Comunque, due realtà mi sembra quanto simili, no? Sembra che di rugby si parla. Che ne pensi tu? Dammi un tuo primissimo pensiero. Vediamo Rocco se ci riusciamo. Ci sei? Sì, vi sento. Allora, ti dicevo, siamo passati dalle Fiamme Oro al Rugby Valdobbiadene. Dammi un tuo piccolissimo pensiero subito, subito su questo club Veneto. Che ne pensi? Apri il microfono, Rocco. Allora, facciamo così, andiamo da Claudia, ci sei? Certo. Eccolo Come qua. ogni sera tu vuoi alzare sempre più in alto l'asticella, Esatto, va, ti metto alla giustamente, e prova, no? Ti quindi ti metto, metti da Rocco. parte un po' in scaletta. Esatto. Vabbè, la scaletta quella si fa, è una linea guida, poi magari le domande vanno e vengono, no? Dammi un tuo pensiero su questa realtà veneta, Rocco. Nicola, se mi puoi ripetere perché mi sto perdendo purtroppo. Allora, ti dicevo, volevo un tuo parere su questa realtà veneta del Valdobbiadene. Che ne pensi? Non lo sente. Non lo sento. Andiamo da Claudio, vieni qua. Allora, Claudio, dammi un tuo pensiero da dirigente di Neofita, me. neofita. Io ho grande ammirazione perché dalle parole del precedente
relatore, traspare una grande passione, un grande orgoglio, ma anche tanta umiltà. E secondo me sono proprio le caratteristiche del giocatore di rugby o dello sport, dei valori del rugby. Quindi, soprattutto dal moscerino che va a dar fastidio al pachiderma, al grande elefante della squadra del Benetton, insomma, ho adottato una strategia della simpatia anziché quella della cattiveria, no? Visto che non poteva comunque sortire nessun effetto quell'altra, la maniera forte. E invece, appunto, con l'umiltà, la passione e la genuinità, appunto, ha fatto breccia nel cuore del grande e secondo me anche nella popolazione, insomma, tant'è vero che adesso questa realtà non è più così sconosciuta e così piccola. Bravissimo, infatti, infatti. No, ma sai che cos'è? Stavo pensando, no? Allora, la settimana scorsa, non so se qualcuno ci avete seguito, avevamo con noi il capitano, vice capitano delle Fiamme Oro con Cristiano Morabito, l'ha detto stampa, e si parlava proprio di rugby, le stesse determinazioni che ha utilizzato Marco. L'abbiamo vista anche nei giocatori comunque che giocano nel top 10. E quello che è in comune comunque è la passione per questo sport. Quindi si passa da un club di top 10 a un club più piccolino che dedica il proprio tempo ai ragazzi categoria fino ante 14, che comunque ti fa rendere conto che quando c'è la passione si riesce a fare tutto. No? No, che Passione, cavolo. passione e determinazione. Esatto. Hai ripristinato il collegamento, Rocco? Sì, ci ho riprovato. Mi sono Bravissimo. collegato alla signora di fianco, proprio Ah. con lei. Senti, Rocco, hai capito che te lo dire? Cioè, collegando le due puntate di giovedì di oggi, sembra proprio di avere, cioè, sono collegate tra di loro. Non c'è importanza a che livello siamo, se di top 10 o under 14, ma comunque sempre che in comune c'è la passione per il rugby, no? Non trovi? Beh, sì, lo sai, su questo mi trovi sempre a tuo favore, soprattutto per noi piccoli club che siamo nati dal nulla e che dove siamo arrivati per noi è come essere arrivati, non dico alle fiamme oro, però sono i nostri obiettivi, cioè bellissime le testimonianze che tutte le sere porti grazie ai presidenti, ai vicepresidenti, insomma, da chi è partito come loro con un under 14 sono arrivati a dei numeri fantastici, ma soprattutto sono arrivati a dei numeri di ragazzi che si divertono. Poi stasera con Elisa abbiamo, secondo me, il top della testimonianza, Esatto. della determinazione, della voglia di... Cioè, adesso tu non so che domande devi dedicargli, però mi voglio collegare ad Elisa per la determinazione. Perché comunque è una giocatrice, insomma, non di primo grip, mi permetti di dire Esatto, così, Elisa, il primo grip. anzi, assolutamente sì, Qui stiamo assolutamente sì. parlando della femminile, insomma, di tanto tempo fa, di un po' di tempo fa, quando come anche le femmine giocano al rugby? Quindi queste donne Ma sono guarda, da busto, sono da che busto. Elisa, se non vado errato, ti sei ritirata dall'attività nel 2016, se non vado errato? Sì. È stato il mio Perfetto. ultimo campionato, quello del Quindi 2016 non è al tantissimi 2018. anni, non sono tantissimi anni che sei No, fuori. no, Quindi, no. Mi sono dovuta ritirare per problemi fisici, se no fino ai 42 anni avrei continuato, proprio perché è stata sempre la passione che mi ha mosso, e la Assolutamente. determinazione sicuramente, ma la passione che ti porta non solo il campo la domenica a giocare, ma che ti porta ad arrivare preparata la domenica a giocare, perché la domenica è la punta dell'iceberg, ma sotto c'è tanto, tanto, tanto lavoro. Assolutamente. Allora, prima di andare Elisa, avanti, vorrei farti una... scusa, aspetta Rocco, Vorrei torno farti... subito. Aspetta Rocco, Vai, torno vai, subito. vai, vai, vai. Prima di andare avanti, io volevo portare, allora, vedo i saluti a tutti gli amici del Valdobbiadene da parte di Manuel Dallan. Poi per Elisa i saluti di Maria Cristina Tonna che ci sta seguendo e a tutti voi quelli di Marzo Innocenti che mi ha scritto oggi dicendo salutami gli amici che saranno contro di questa sera, quindi, perché poi ricordo che Marzo Innocenti prima di essere il presidente della Fiera era il presidente del Comitato Veneto, quindi
credo che ognuno di voi lo conosca personalmente, presumo. Elisa sicuramente, Elisa sicuramente. Però. Detto questo, vai Rocco. No, stasera prima di andare via dal club, che ero tutti collegati, dove dicevo che finalmente riuscivo a conoscere, tra virgolette, personalmente Elisa, perché insomma la conosco da un po', però come quando avevo il poster di Lo Cicero attaccato in cameretta, no? Io porto sempre questo esempio. No, veramente, credimi. Cioè, io sono, cioè, noi abbiamo in comune Erika Morri, cioè abbiamo in comune ragazze, insomma, che hanno giocato. Ti volevo chiedere, stasera me l'ho messo un dubbio. La bellissima foto simbolo, no? Comincio a riscaldare un po' Nicola Paragone perché tanto vuole arrivare, a parte gli scherzi. La bellissima foto simbolo è stata fatta come tuo testimonial per un'altra giocatrice di pallavolo, mi confermi? Beh, io quella foto l'avevo fatta inconsapevole di quello che poi sarebbe Indubbiamente. stato l'uso, anzi è sempre stata una foto mia personalissima, non l'avevo No, mai fatta diciamolo, vedere. diciamo, perché c'erano dei dubbi stasera, almeno nella mia clubhouse, gli altri No, non lo so. è stata una foto che mi avevano fatto in maniera assolutamente, che mi ero fatta fare perché per me era un ricordo, doveva rimanere un ricordo indelebile, mio figlio di 5 mesi in trasferta a Roma con me. E poi abbiamo anche vinto, no? Quello scudetto, quindi non solo giocai, ma riuscii anche a vincere. Ma era una foto mia intima e poi ne è uscito poi tutto il resto perché ho voluto dedicarla a tutte quelle donne che nel rugby ci mettono tanto impegno, tanta passione, tanta volontà, tanta determinazione, ma non solo, anche alla famiglia che c'è intorno alle donne, perché io l'ho scritto alla fine. Sono stata una donna fortunata, ho avuto un papà che sicuramente mi ha assistito ed è stato un grande mio tifoso, ma ho avuto una grande famiglia. Prima la mia famiglia e poi la famiglia che mi sono creata con mio marito e i miei figli, perché anche loro hanno dovuto sopportare una mamma che andava ad allenarsi tutti i giorni, che la domenica andava in trasferta o che stava via qualche giorno in ritiro con la nazionale, insomma. Quindi era più che altro una dedica. E un sentirci tutte vicine, perché è un mondo che noi donne sappiamo, conosciamo e che amiamo, ok? Perché è una scelta che noi facciamo, quella di dedicarci così tanto allo sport. Perfetto, no, tutto questo era per farti i complimenti perché quella è una foto simbolo, una foto bellissima. Però Quindi hai fatto rimarrà una foto di bene. tanti anni fa, eh? Rimarrà negli Adesso annali, eh? quel bambino ha 12 anni, per cui insomma fatevi due È un conti. under 12, spero sia un under 12. Un under 14, è un under Osteria, 14, osteria, attenzione. bene, bene. Complimenti. Che ruolo ha secondo te? Allora, non si sa, lui piacerebbe giocare mediano di mischia, però insomma è ancora Osteria, presto. importante, Però importante. lui ancora vive il rugby per come momento conviviale, come momento di aggregazione, come momento per stare con gli amici e per divertirsi, per cui insomma Come noi bene questa così. sera, insomma, come noi questa sera, dai. Esatto. Esatto. Elisa, ti porto i saluti di Elena Mello, non so chi sia, però dice grande Elisa. Grazie, È qualcuno che l'hai pagata, no? grazie. Qualcuno che l'hai pagata? No, è Ah, un'allenatrice del rugby valdobbiadene. allora, io però prima di andare avanti, ragazzi, io volevo un attimino che Elisa ci parlasse di lei, della sua esperienza rugbistica e di chi è Elisa, di chi è stata e che attualmente. Elisa, cosa sta facendo per il rugby attualmente, Elisa? Però prima di andare avanti, volevo ricordare agli amici a casa che Elisa è una pluripremiata campionessa con 2 medaglie d'argento. Elisa, correggimi se sbaglio, vado a memoria. Sì, 2002, ti ricordi meglio tu forse queste cose. 2002-2003 al valore sportivo, quindi parliamo di una giocatrice della nazionale italiana di rugby negli anni d'oro, se vogliamo, il top del rugby femminile. Non perché non me ne vogliono adesso le ragazze, ma però erano i tempi che anche Maria Cristina Tonna mi sembra che era in attività, mi sbaglio, Elisa? Sì, io ho giocato con Cristina, è stata anche il mio capitano, così come ho giocato con Erika Morri, anzi tanti passaggi mi ha Esatto. dato
per andare al campo ad allenarmi quando vivevo a Bologna, per cui sono tutte persone che ho nel cuore. Che poi la prossima settimana... La mia medaglia. La prossima... Allora, la prossima settimana avremo con noi le donne etrusche, Rocco, e Maria Cristina Tonni insieme, quindi lei è giocata nelle donne, lei nasce regbisticamente a Perugia, mi sembra, Maria Cristina, no? Sì, sì, è così. Gli aggiungiamo un attimo tutta la storia del rugby femminile, va? Mettiamo insieme tanti pezzi. Esatto, detto questo, Elisa, un attimo, brevemente, dici un po' chi sei stata chi sei adesso e cosa fai adesso per il rugby nel Veneto. E nello specifico anche per i Valdobbiani, perché tu hai un ruolo importante nel rugby Valdobbiani. Ci aiutiamo, ci sosteniamo. Allora, io sono arrivata al rugby tardi. Ero all'ultimo anno del liceo, avevo 18 anni e a Treviso è facile andare a scontrarsi con questo mondo. Io mi ci sono anche un po' trovata per caso, ho sempre fatto sport individuali ed ero in Ghirada quel giorno per fare lo sport che stavo facendo, che era danza moderna, pensate voi. Mi sono fermata dopo l'allenamento in palestra, mi sono fermata sulla staccionata. In realtà cercavo di vedere il gruppo di ragazzi che si allenava, perché era quello lo scopo, ma mi sono imbattuta nelle ragazze che prontamente mi hanno detto: cosa fai qua? Che numero hai di piede? Tieni queste scarpe e vieni in campo. E da lì chiaramente è nata una storia fortissima, una storia davvero forte con questo sport. Questo sport che mi ha dato tanto a livello sportivo, mi ha insegnato a diventare, ad essere un atleta, mi ha dato la fortuna di poter essere un atleta e mi ha insegnato, poi mi ha dato tantissimo per quello che sono adesso, per quello che sono adesso come donna. Per cui io devo dire che sono una grande debitrice di questo sport. Ho avuto la fortuna di poterci giocare in anni in cui ci dovevamo anche conquistare, no? Tante cose. E se volete è stato quello il bello anche, perché le cose facili non sempre sono così belle, ma le cose conquistate hanno un sapore completamente diverso. Siamo stati un gruppo meraviglioso, un gruppo forte, anche un gruppo vincente, parlo della mia squadra, della Benetton, ma siamo stati un gruppo meraviglioso, quello che è stata la nazionale. Io sono entrata a far parte del gruppo nel 98, quindi con tutte le icone, le vere icone di questo sport, quelle che per la prima volta hanno indossato la maglia azzurra, quelle che hanno dovuto solcare un po' una strada che poi è stata una strada che insomma abbiamo poi intrapreso noi. Quindi ho avuto la fortuna di giocare con loro e ho avuto la fortuna di traghettare poi fino al 2012, ho giocato in nazionale, quindi ho giocato con ragazze che attualmente sono ancora delle giocatrici della nazionale, ragazze che non sono state solo delle mie compagne di squadra, sono delle amiche vere, hanno fatto anche parte fortemente della mia famiglia, due di loro hanno cresciuto mio figlio, sono state le babysitter appunto di Tommaso, il mio figlio più grande, e per cui per me il rugby è stato talmente forte che quando stavo smettendo di giocare erano in tanti a propormi: dai, fai i corsi allenatori, comincia a intraprendere questo percorso, a fare questa formazione, ma non volevo assolutamente, perché io per me rimanevo una giocatrice, e cominciare ad avere un approccio dall'altra parte era quasi un dolore, no? Dovevo staccarmi da quel ruolo che avevo amato, che amavo, e da cui non volevo staccarmi, non volevo accettare che prima o poi bisogna smettere. E poi fu un amico a convincermi, che è un amico forse di tanti, un ex giocatore anche lui, Mauro Bergamasco, che mi ha coinvolto a fare il suo campus estivo, e quello è stato il primo approccio nel 2015-2016, e ho cominciato ad allenare lì e me ne sono innamorata, mi sono innamorata dei bambini e ho capito che tutto quello che era il mio bagaglio, tutta quella che era stata la mia grande fortuna, potevo trasferirla in qualcun altro. E quindi lì ho cominciato il mio percorso di formazione e sono approdata appunto a poter collaborare e poi lavorare con il comitato.
e per il comitato seguire in particolare il settore femminile. Vai. Dicevo, comunque tu adesso attualmente sei la responsabile del settore femminile del Veneto? No, il responsabile, che è una figura, un tecnico di sviluppo femminile, è Guido D'Addario. Io sono, diciamo, la sua collaboratrice e faccio parte di un progetto per FIR, che è un progetto estremamente interessante, che si chiama Progetto Area Under 18, ossia è nato poco più di due anni fa, ed è un progetto che vuole sostanzialmente preparare nel miglior modo possibile le ragazze under 18, vuole prepararle al salto nel mondo seniores. E quindi FIR ha quattro figure in tutta Italia, quindi ha diviso l'Italia in quattro grandi aree, e noi abbiamo la responsabilità appunto di formare queste ragazze. E cosa c'entro con il rugby Val Dobbiadene? Beh, un po' perché quando si bazzica nei campi ci si conosce tutti, anzi io credo di aver conosciuto per primo Roberto a un trofeo Topolino tanti anni fa. Ti ricordi, c'è questa passione enorme per questi bambini, è impossibile non notarlo nonostante le centinaia di squadre che ci sono in Ghirada nei due giorni del trofeo Topolino. Lui veramente traspirava passione e voglia di far divertire e far star bene i bambini insieme, quindi è sempre stato affascinante, no? Il rugby Val Dobbiadene, quindi un po' di passione c'è stata. E poi cosa fa il comitato? Come tutti i comitati, sostanzialmente reagiscono attivamente alle richieste del territorio, alle esigenze del territorio, quindi siamo tutti dedicati. Anche i tecnici che si occupano, diciamo, del settore maschile, ma anche loro sono tutti dedicati anche al settore femminile. In più ci sono delle figure specifiche solo per le ragazze. E cosa facciamo anche comitato? Cerchiamo di agire proattivamente in collaborazione con i club che sono particolarmente fertili e volenterosi. E quindi con Rugby Val Dobbiadene sta nascendo, anzi è già partito, un bel progetto di sviluppo proprio del settore femminile, che sarebbe una novità appunto per questo club, perché hanno qualche bambina che gioca, ma la loro volontà e la nostra volontà è di creare appunto un settore specifico per le ragazze. Quindi ci stiamo muovendo insieme nel territorio, non vogliamo stare fermi, anche se c'è questa difficoltà di andare a fare reclutamento, difficoltà con queste alternanze di colori e di chiusure, ma ci stiamo muovendo insieme ormai da dicembre, insomma, per questo progetto. Assolutamente, questo vi fa molto onore a tutti, diciamo, perché comunque tu ti tieni conto che quando sentì Alessandro per la prima volta che mi disse che volevano partecipare alla puntata, poi mi dice: guarda, c'è anche Elisa Facchini con noi che ci dà una mano per parte del settore femminile. Dice: guarda, allora bisogna farla subito, perché noi Rocco ormai lo sa, che già diversi tempo che ci segue, anche Maria Cristina, che noi diamo la priorità alle ragazze, perché da anni Mondo Rugbyistico crede nel settore femminile, voglio dire, adesso è esploso, però noi siamo molti dal 2009 che parliamo del rugby femminile in Italia. Vogliamo detto questo, ricordare anche Vogliamo ricordare anche l'esordio questa settimana di una bravissima ragazza arbitro? Assolutamente sì. Tra l'altro, il rugby e delle donne. Tra l'altro ho visto anche ieri sera un bel servizio sulla Domenica Sportiva, mi sembra. Ho visto oggi che Maria Cristina ha pubblicato un articolo del servizio della Domenica Sportiva, proprio di Clara Munarini, del debutto nel top 10. Veramente io sarei stato più felice se magari avesse anche le zebre si sarebbero avessero portato a casa il risultato. Le fiamme oro hanno perso purtroppo in quella di Reggio Emilia, peccato, mannaggia, dico, sai, poi il nostro cuore batte anche un pochino per le fiamme oro, no Rocco? Siamo sì, un po' di parte. Abbiamo un po' di giubba addosso, un po' di giubba. Esatto. Detto questo, dai, andiamo avanti. Allora, io per il momento, Elisa, volevo passare un attimo la parola a Roberto, perché prima di collegarci per la puntata, noi abbiamo un attimino parlato con Roberto, mi sta raccontando della sua esperienza con i ragazzini dell'Under 14. Dico bene, Roberto? Tu sei il tecnico Under 14 del Val Dobbiadene, no? Sì, sono educatore e allenatore dell'Under 14.
che quest'anno portiamo avanti in collaborazione con Rugby Feltre. Roberto, scusami, ma visto il fisico, ma hai giocato tu? C'hai un fisico da giocatore? No, non ho tanta esperienza con rugby. Ah, mannaggia. Però non, il fisico c'è, però. Il fisico c'è, infatti. Io davo per scontato che avessi avuto un'esperienza nel rugby, anche tu, sai. Ma l'ho fatto apposta perché i bambini vedono in me un giocatore di rugby, perché prima ero magro. Spacciati da terza, sono una terza linea, sono una bella terza. Sto scherzando, sì, comunque no, non ho avuto una grossissima esperienza come giocatore, sono sincero. Ma come tecnico invece come sei? Ho iniziato dall'under 8, mi hanno portato dentro per passione, dentro questa società, io sono anche da Valdobbiadene, e niente, tutto è nato là, pian piano mi sono fatto le ossa, diciamo, come tutore e come allenatore, adesso porta avanti l'Under 14 assieme appunto a Rugby Feltre, con cui ci troviamo benissimo, c'è un'ottima collaborazione, e così. Sia maschile che femminile, anche tu alleni tutte e due le cadenze, cioè, maschile e femminile, o solo Under 14 maschile? E per la femminile magari? Femminile. Perfetto. Stiamo cercando appunto in collaborazione con Elisa, col CRV, col comitato regionale, stiamo cercando di portare avanti appunto un movimento femminile, perché penso quasi in ogni società ci sono le ragazze, ma sono sempre poche per creare una squadra vera e propria. E allora adesso stiamo cercando di fare questo movimento, dove cercare di inglobare più ragazze possibile, in modo da creare proprio una squadra che anche le giocatrici, insomma, si conoscono come succede nel mondo maschile, insomma, che non si ritrovino magari da sole inserite in qualche squadra assolutamente, nelle partite domenicali, che poi è un po' in uso questo sistema, nel senso di trovare due o tre ragazze, poi magari mandarle a giocare da un'altra parte, poi magari fargli fare 100 km andate, insomma, è sempre un po' di fare giocare, che magari stanca, anche perché hanno la giovane età, fare questi chilometri, per magari ti passa anche un po' la passione, che poi tra l'altro, se non vado errato, abbiamo anche qualche ospite delle due squadre Under 14 e Under 16, mi sbaglio? Adesso, allora, Alessandro, falle preparare che adesso arrivo. Prima andiamo un attimo da Claudia. Sono pronte, friggono. Perfetto. Andiamo un attimino da Claudia. Claudia, io ti volevo chiedere una cosa, no? Tu da donna, come vedi Elisa? Che idea ti sei fatta di Elisa? Una bella donna, una Wonder Woman, una bella donna dentro e fuori, delle donne che mi piacciono tantissimo, perché sono grintose e hanno voglia di dimostrare che le donne non hanno timori e non sono inferiori a nessuno. Bravo, quindi viva le donne. Brava, un po' come te, no? Perché Rocco, quando mi disse qualche settimana fa, guarda Nicola, c'è una mamma di un ragazzo che vorrebbe partecipare, ma ha detto, adesso abbiamo inserito anche nel direttivo di Rimini Rugby, una donna di ferro, infatti, vedi? Mi sbaglio, Claudia? Allora, sono una donna di carattere, non so se sono di ferro, sono più... Parole di Rocco, parole di Rocco, non so parole di... Vabbè. No, sono una tipa tosta, esatto. Però sono molto buona, ecco. Allora... Io scherzo, Claudia, certo. Scherzo. Certo. Allora, tu scherzi con la pelle mia, però, perché tu stai là, ma io domani la vedo al club, cioè tu scherzi con la pelle dell'orso, scherzi, bravo, vabbè, grazie amico. Vabbè, dai, ma quella è la legale del Rimini Rugby, adesso che vuoi che ti dica, scusami, no? Appunto, no. Non mi difende più. gratis vero, sono sempre che le ragazze buona, dai, ti difenderò lo stesso, che le ragazze lì, guarda che sono trepidanti lì, guardali in video le ragazze qui, guarda. Infatti, vedi? Allora, andiamo, sì, infatti, c'ha ragione Rocco, andiamo un attimino a presentare i nostri due ospiti del Valdobbiadene Rugby femminile, dico bene? Sì. Allora ve le presento io, Beatrice, presidente, posso? vai Alessandro. Allora abbiamo Carlotta, che è un under 16, primo anno, sì. E Beatrice invece, che è un under 14, primo anno. Perfetto. Adesso, siccome allora, io rovino la bellezza dell'immagine, mi sposto e vi lascio a loro.
Perfettissimo, d'accordo. Elisa, queste ovviamente sono passate sotto le mani tue, no? Sono delle due lì, Elisa. No, no, questo è frutto del lavoro del Valdobbiadene, è tutto merito. Ah, ecco, ecco, ho capito. Adesso ho capito. Racconteranno loro quando allora, hanno cominciato e perché. Andiamo da Carlotta, raccontaci un attimo come ti sei avvicinata al rugby e qual è stato il motivo principale? Io in quarta elementare avevo 9 anni, c'era un mio compagno di classe che frequentava rugby qua da ormai un anno. E scherzando così mi dice di venire a provare e io cioè, non ci ho dato tanto peso, ho detto vabbè, dai, cioè, ho detto vabbè, proviamo. Ho fatto il primo allenamento di prova e da subito cioè, mi è piaciuto, vedevo che mi divertivo e quindi ho iniziato a giocare. E che idea ti sei fatta del rugby secondo te? Cioè, possiamo smentire questa fantomatica frase che il rugby è violento? Ovviamente è uno sport di contatto, cioè, però non, lo sport non è incentrato a fare male all'avversario, ma comunque a fermare il pallone, insomma, quindi non è uno sport violento. Esatto, perché comunque si rispettano le regole, ci sono delle regole da rispettare, esatto. Quindi rispettando le regole si evitano i falli, si evitano tante cose, diciamo. Si gioca con l'avversario, mai contro l'avversario, giusto? Bravissimo, bravissimo, sì. Rocco, bravissimo. Da vicepresidente di società, vedi, già lui si presta molto bene con la terminologia, giusto? Allora andiamo da Beatrice. Sì. Esatto. Allora Beatrice, sì. Invece com'è stato il tuo primo approccio con il rugby? Io, simile a Carlotta, avevo anch'io verso le elementari, facevo da anni nuoto. Nuoto dopo un po' mi ha stancato. Bravo, e bravo. Un mio compagno, lo stesso di scuola, coinvolgeva i miei compagni a provare il rugby. Allora ho detto, beh, dai, proviamo. Sono arrivata e mi sono divertita più non posso e allora ho detto, questo è lo sport. Perfetto. Segnaliamo sto compagno, bravo sto ragazzo qua, eh. Fuori adesso nome. Che... No, tenilo il segreto, dai, sennò altrimenti che ne sai, Rocco, possiamo... Attualmente chi è il vostro allenatore, chi vi allena? Roberto. Oh. E com'è come allenatore Roberto? È bravo, dai, non si può dire niente. Ma è uno che vi fa lavorare tanto oppure no? No, il giusto ci fa impegnare sui punti in cui noi siamo deboli. Perfetto. E invece con Elisa avete mai avuto l'opportunità di allenarvi? Purtroppo no. Io sì, a fare le provinciali mi ha fatto da allenatrice. Perfetto, ma l'avete preso come punto di riferimento? Il vostro obiettivo da qui a 10 anni è quello di arrivare allo stesso livello di Elisa? Avete magari sì. un vostro idolo, da un punto di riferimento dove arrivare? Sì, da prendere molto esempio Elisa Facchini, sì. Ok, quindi già abbiamo capito dove arriveranno fra qualche anno queste ragazze del Valdobbiadene Rugby. Allora, Claudia, che ne pensi? È una bella testimonianza questa, eh? Molto. Volevo fare una domanda alle ragazze. Prego, figurati. Volevo chiedere se da quando loro hanno conosciuto questo sport, se hanno cambiato un po' il loro modo di essere o di fare. Cioè, se li ha forgiate e in che modo? Secondo me il rugby è uno sport, dato che è uno sport di contatto, ci sono molte regole e soprattutto rispetto, e come nel campo sì, c'è l'avversario, ma dopo aver finito la partita comunque si diventa tutti amici e comunque queste regole qua, il rispetto, si portano anche fuori dal campo e comunque
dallo sport, quindi nella vita, e mi hanno aiutato e mi hanno cambiato anche. Questo nell'attività di relazione, ma invece a livello personale, cioè tu hai migliorato la tua capacità di essere tenace, di essere insistente, non arrenderti? Io sono una, cioè, sono una ragazza tenace comunque e mi ha aiutato e comunque ho continuato, insomma. Beh. Complimenti comunque. No, Rocco, una bella testimonianza, Rocco. È la testimonianza più vera, dopo l'Elisa, dopo la testimonianza dell'Elisa, la testimonianza della nuova forza lavoro, della nuova forza sportiva, l'abbiamo avuta stasera, no? Penso che queste ragazze sono state l'emblema, sono, rimarranno l'emblema della, di questa puntata. Nulla togliendo assolutamente, da assolutamente sì, mi trovo d'accordissimo. Guarda. Allora, io intanto vi ringrazio, ragazzi, ringrazio il mio, diciamo, il mio augurio è quello di continuare sempre, di arrivare allo stesso livello di Elisa. Quindi vi faccio i miei complimenti. Allora, detto questo, andiamo avanti ragazzi, io volevo un attimino tornare da Elisa, perché ovviamente Elisa non poteva mancare la domanda classica che facciamo un po' a tutti i nostri ospiti quando siamo intorno alla fine della trasmissione, il tuo punto di vista su quello che è il movimento del rugby in Italia attualmente, non tanto il maschile ma il femminile. Scusa che è andata via la linea, il mio punto di vista, scusami. Sul rugby, sul movimento del rugbistico in Italia. Non tanto, femminile. Esatto, non tanto il maschile, perché lì andiamo sul femminile. Allora, diciamo in virtù anche del fatto del risultato delle Sei Nazioni, che poi tra l'altro a mio avviso le ragazze hanno fatto una bellissima figura, perché comunque se la giocavano contro le vice campioni del mondo, comunque terminato un anno di inattività, se vogliamo, no? Guarda, se vuoi partiamo proprio da lì, mi emoziono sempre guardando le ragazze, assolutamente. Non solo perché appunto con alcune ci ho giocato, o alcune fanno parte della mia vita, non solo perché quella maglia l'ho indossata e ogni volta mi sembra di riprovare, no, quelle emozioni, ma perché sono ragazze che riescono veramente a impressionare. Quello che mi ha impressionato sabato è stata la modalità in cui loro hanno affrontato l'Inghilterra. Sono entrate in campo sicure, hanno imposto subito il loro gioco con una semplicità e con un'armonia incredibile, senza lasciarsi minimamente spaventare da quello che avevano di fronte. Io ci ho giocato diverse volte contro l'Inghilterra, non è una squadra semplice da affrontare anche dal punto di vista psicologico, per cui sì, riuscire a fare un gioco così pulito, così bello da vedere, proprio bello da vedere, dopo tanti mesi di inattività, e sappiamo tutti i motivi, è stata veramente una vittoria di per sé, una vittoria anche per tutto il movimento. Io credo che il movimento avesse bisogno di vedere tanta determinazione e tanta voglia di tornare in campo e di essere subito a livello delle grandi squadre, perché è un movimento che è cresciuto tantissimo, su cui è stato investito da FIR tantissimo e continua FIR a crederci e a investire tanto, ma chiaramente è un anno che tutto il movimento sta patendo, sta soffrendo. Non è così semplice continuare a reclutare nuove ragazze, nuovi ragazzi, non è così semplice continuare a motivare le ragazze che abbiamo in campo, no? Per tutti i motivi che conosciamo. Quindi questa nazionale sicuramente sabato è stato un grandissimo sprone, ma come lo è, come ha trascinato il movimento negli ultimi anni, perché è chiaro che una nazionale che vince e che è bella da vedere, una nazionale che emoziona, una nazionale fatta di semplicità, perché è una nazionale fatta di ragazze semplici che vanno in campo per divertirsi. Manuela Furlani, il capitano, venerdì l'ha detto più volte, le sono state fatte diverse domande e a tutte le domande lei ha risposto che l'obiettivo primario era andare in campo e divertirsi, che non vuol dire ridere e scherzare con le amiche, ma vuol dire provare delle sensazioni di adeguatezza, provare
riuscire a mettere, a fare in campo tutto quello che durante gli anni si è costruito, no? E credo che veramente l'abbiano fatto. E questa nazionale è sicuramente un traino per tutto il movimento. Abbiamo ragazzine che da diversi anni hanno degli idoli, e gli idoli sono proprio le ragazze. Quando ero piccola io, l'idolo magari poteva essere un giocatore degli All Black, comunque un uomo, un maschio, un giocatore certo. maschile. Adesso le ragazze e con orgoglio hanno come riferimento loro, ed è giusto che sia così. E sono ragazze che... Prego. No, sì, bel messaggio, bello, sì. E sono ragazze, secondo me, che colpiscono perché fanno una vita come tutte noi, no? Quindi studiano, lavorano, e però tutte le sere vanno al campo, anzi spesso ci vanno due volte al giorno ad allenarsi tutti i giorni, non c'è giorno di riposo, magari non esiste Pasqua, non esiste Natale, ma con grande passione. E quello che le trascina e quello che ci trasmettono è questa grande passione. E mi auguro che queste due ragazzine, come tutte quelle che stalkano i campi da rugby tutti i giorni, riescano davvero ad avere questa passione, questa luce negli occhi che vedo in loro due, e riescano anche a trasmetterla ad altre compagne di squadra, di classe magari, ad altre amiche, e i campi siano sempre più pieni appunto di ragazze che riescono a divertirsi attraverso questo sport. Assolutamente sì. Un bellissimo messaggio, Elisa. Comunque, io da quel che posso dirti, il mio punto di vista sulla gara vista sabato, è che comunque secondo me le ragazze hanno fatto una splendida gara, ci hanno messo il cuore. Poi è ovvio che c'è un dislivello negli 80 minuti si nota, ma è anche vero che comunque l'Inghilterra è una squadra più... diciamo preparata fisicamente, mentalmente, hanno giocato, tutte le ragazze hanno fatto un campionato, sono vice campioni del mondo, sono professionisti da tanti anni, comunque c'è diversi fattori che non a caso hanno dato i risultati che hanno dato. Quando ci giocavo contro dicevo anche che erano diverse geneticamente, no? Esatto, perché esatto. Lo scontro fisico con loro era uno scontro che si sentiva più di tante altre. Basta dire che... Però sono sempre state strutturate e basta vederle, insomma, anche che sabato c'era anche una bella differenza a volte di centimetri, sì, no? Sì. Però non, nessuna delle nostre ha dimostrato timore nei loro confronti. No, assolutamente no. Rispetto, e dal primo minuto hanno dimostrato rispetto nei loro confronti, perché le hanno affrontate davvero in un modo, secondo me, eccellente. Ecco. Assolutamente sì, confermo. Poi c'è anche un ottimo lavoro di Andrea di Giovan Domenico, che comunque ha assimilato bene, ha fatto un bellissimo lavoro. Quindi un ottimo. Io l'ho sempre reputato uno dei migliori allenatori che è nel giro europeo, secondo me. Però, Andrea ci ha dato tanto, io ho avuto la fortuna di fare gli ultimi anni con lui ed è riuscito veramente a trainare, a formare un gruppo, ripeto, nella semplicità, perché il suo piano di gioco, il suo gioco è sempre stato lo sfruttare le capacità delle singole ragazze che lui aveva, ma di sfruttarle poi nel gruppo e di renderle autonome nel gioco, quindi nessuna struttura, nessuna cosa complicata. Rispetto alle nostre potenzialità, alle loro potenzialità e capacità, creare comunque un gioco. E poi è riuscito anche a trasformare il movimento, a dare responsabilità, a dare voglia di essere disponibili sempre al sacrificio ed essere disponibili per le altre e per il gioco. Per cui lui sicuramente è stato e lo è ancora un grandissimo trascinatore, assolutamente, e allenatore, estremamente capace dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista umano. Assolutamente, confermo. Allora, ragazzi, io vi dico che siamo quasi giunti al termine della puntata, molto molto interessante, tant'è che abbiamo visto, ci siamo stati seguiti da tantissime persone. Tra l'altro volevo ricordare agli amici a casa, anche a Rocco, a Claudio, che proprio qualche ora fa Mondo Rugbyistico ha superato i 12.000 iscritti. Quindi, che ne pensi, Rocco? È un bel numero? Bel numero, sì. Sono contento per te comunque, perché è tutto merito tuo. Cioè, hai creduto, hai cominciato da
chi eravamo i primi collegati? In quattro, no? 11.500 no, abbiamo finanziato. Anche, sì, sì, anche sì. Tu, dai, è merito tuo, cioè è per te una passione, un hobby soprattutto, perché diciamo, sì, cioè, fai tutto questo per hobby e per passione, ognuno di noi quando smette di giocare, perché si dice che non si smette mai di giocare, io per esempio mi sono dato, ho fatto l'allenatore, centri estivi, adesso sono vicepresidente di una società, c'è chi fa l'allenatore, Roberto, vedi, per esempio Roberto è un altro simbolo bellissimo, Roberto per esempio... Roberto è un simbolo bellissimo, non ha mai giocato, come la Claudia, insomma, si sono avvicinati dopo. Cioè, noi abbiamo le tessere numero 50, 113, tu ce l'hai 36, eccetera, eccetera. 33, 9, 0. Vedi, quindi abbiamo fatto un percorso ed è bello perché per quello che abbiamo fatto in questo cammino, altra gente sta salendo sul treno dello sport, del nostro sport. E hanno un valore aggiunto, secondo me, perché sono stati bravi anche a chi li ha fatti innamorare, tra virgolette. O sbaglio, Robert? Cioè, a te com'è stato il tuo innamoramento al rugby? Proprio attraverso gli amici, attraverso i primi fondatori del rugby Valdobbiadene che mi hanno trascinato dentro. Bello. Il rugby sì, lo conoscevo, però comunque... le zone erano sempre abbastanza lontane, diciamo, lo conoscevo fin là, invece entrando ho capito la filosofia, proprio mi piaceva la filosofia dello sport, che il messaggio che trasmetteva e il gioco, naturalmente. Complimenti, allora, veramente. Grazie, ti dico grazie. Facciamo così, Rocco, io intanto do un retaggio, già qualche piccola notizia in anteprima, no? Allora, dopo magari sentendosi, ci sentiamo con Alessandro, riprogrammiamo una nuova puntata per quello che è la prossima stagione, dal fine settembre iniziamo, adesso mi ricordo il giorno preciso, così per i primi di ottobre possiamo, Alessandro, programmi un'altra puntata per i primi di ottobre, così vediamo a che punto sono le ragazze con la squadra femminile. Elisa ci ha promesso, capito Alessandro? Prendi nota. Sì, scusami, perché qua abbiamo l'audio un po' così. Dicevo, no, prendi sicuramente nota. Sì, sicuramente e sì. Inizia a programmare, iniziamo una nuova, il nuovo anno inizia a fine settembre, primi ottobre, ok? Va bene, una nuova puntata. E invece Rocco e Claudia, vi do una notizia che Elisa ha detto che comunque gli piacerebbe partecipare adesso per il futuro qualche altra puntata come opinionista su qualche squadra sia maschile che femminile, quindi abbiamo un altro nuovo acquisto, eh? E che acquisto? Ho perso il posto, vabbè, grazie Elisa. No. Poi con Claudia abbiamo anche programmato una puntata speciale dove si parlerà di un po' di alcuni temi delicati, nel caso specifico bullismo e quant'altro nel rugby, quindi puntata un po' più delicatina. Giusto Claudia? Certo, preparata. Esatto. Esattamente. Allora ragazzi, io a malincuore vi devo dire che siamo quasi giunti alla fine e prima di lasciarci ovviamente volevo fare ringraziare Alessandro che è stato l'artefice di questa serata e colui che ha fatto sì che tutto questo accadesse stasera, e Roberto Bronca, allenatore ante 14, Elisa Facchini, pluripremiata, pluridecorata giocatrice della nazionale italiana di rugby, Claudio Puzzone, avvocato di Rimini nonché membro del Rimini Rugby, giusto, dirigente del Rimini Rugby, Rocco Benedetto, vicepresidente del Rimini Rugby, Marco, l'abbiamo perso? No. Alessandro, Marco. Siamo tutti nella stessa stanza. Perfettissimo, salutiamo anche Marco che ci ha illuminato. Ti ringrazio, bravo. Marco, grazie per la disponibilità. E poi, Alessandro, date i vostri siti internet oppure pagine Facebook dove possiamo rintracciarvi. Vai, Alessandro. Rugby Valdobbiadene Segusino, sicuramente ci trovate su Facebook, su Instagram. Rugby Valdobbiadene @gmail.com se volete raggiungerci via mail, e lì trovate tutto quello che sono le nostre attività e i nostri progetti che stiamo portando avanti. Personalmente volevo ringraziare le ragazze,
perché perfetto. Hanno fatto mezz'ora di friggitrice dietro alla casa. Beatrice. e vorrei precisare una cosa. Grazie. Che siamo stati molto contenti di vederle così, perché in campo non le vediamo mai così tranquille, ok? Sì, ma infatti, e quindi ci stavamo chiedendo se dietro la mascherina ci fossero realmente loro. E poi ringrazio Alessandro, è arrivato un messaggio da parte di Sandro Zanella, che non so chi sia, che sì. Ha detto che ha fatto da cuscino le due ragazze durante un allenamento. E ancora se lo ricorda. Esatto, è vero. Ancora... Sì, adesso... bisogna dire che questo Sandro Zanella, esatto, non è il simbolo delle diete dimagranti, quindi è anche una persona, insomma, che la gravità lo aiuta, eppure esatto. Ha avuto a che fare con le ragazze e ancora ne porta il ricordo. Quindi sì. Le ha definite delle rocce, sono delle rocce. Sì, esatto. Posso confermare. Perfetto, invece Elisa, a te dove possono rintracciarti, a parte il tuo profilo personale che è su Facebook, ma anche su Wikipedia? Io l'ho beccato su Wikipedia, tutte le notizie su Elisa, andate su Wikipedia, vedete quello che dice, quindi c'è da farsi... No, io non sono molto social, però se avete bisogno, non so, scrivete al comitato, io sono ben contenta di venire al campo a dare supporto a chi ne ha voglia, insomma, a chi lo richiede, per cui volentieri. Assolutamente. Allora ci aspettiamo a Rimini. Io volentieri, quando si può, ma poi io amo girare, amo viaggiare, amo vedere le realtà diverse dalle mie, per cui super volentieri. Lo prendo come un invito ufficiale allora, Claudia. Grazie. Ovviamente Elisa, vitto e alloggio gratis a Rimini, perché dopo lì certo. Sono... Minimo. Tranne a te, a tutti, tranne a te. Esatto. Io no. Senti, Rocco, invece gli amici dove possono rintracciarvi, voi di Rimini Rugby, ormai siamo Rimini. Gemellati. RiminiRugby.com e poi pagina di Facebook e pagina Instagram. Se poi gli amici, io perché facevo vedere il tappo? Sai, Valdobbia, esatto. Pensavo la bolla, pensavo... Ci mandano un po' di vino, dice, perfettamente. Magari mandano un po' di vino buono. La mia mail a parte. Rocco. Dimmi. Io direi che potremmo instaurare una partnership. Voi il pesce e noi il vino. Perfetto. Vedi? Vedi? C'è problema. Ascolta, ma voi... Nicola? Sì? Posso rubare un minuto proprio? Assolutamente. Vai pure. Volevo cogliere l'occasione intanto per ringraziare Elisa, ma ringraziare Elisa e ringraziare tutto il comitato, perché onestamente nell'ultimo anno e mezzo... il supporto che ci è arrivato da parte loro a livello tecnico è stato molto molto alto, ok? Perché comunque allenare dei bambini che vanno dai 5 ai 14 anni senza contatto, con tutte le limitazioni, non è stato affatto semplice. E per lo stesso motivo vorrei ringraziare da presidente, ok, questa volta, tutti i tecnici che abbiamo e tutti gli accompagnatori che abbiamo, perché è stato un lavoro di programmazione veramente molto difficile e ancora lo sarà per quegli under che non potevano fare contatto, per cui sinceramente e onestamente devo proprio ringraziare tutta la società, perché c'è stato un lavoro di programmazione dietro, come tutte le altre società, però io conosco la mia realtà e devo veramente ringraziarli. Assolutamente sì, mi trovi d'accordo, anche perché guarda, ti dico che a ottobre e marzo è stato con noi in trasmissione, ci ha detto proprio le difficoltà che ha avuto comunque causa Covid, ovviamente, con tutto il Veneto, e si è dato da fare un casino, conoscendolo sia come persone che come comitato, diciamo, comunque sappiamo tutti che il Veneto è uno delle culle del rugby italiano, dai, quindi bisogna darsi da fare un po' in tutta Italia, però soprattutto in alcuni luoghi dove c'è più bisogno di lavorare. Detto questo, ragazzi, io volevo anche ricordare agli amici a Rocco e amici a casa lo stesso, che giovedì prossimo saremo con gli amici del rugby Conegliano, capito Rocco? Rugby? Quindi sì, Conegliano. Ok, quindi, perfetto.
che già sono stati i nostri ospiti in un'altra puntata, non loro ma il rugby Alta Marche, però sono insieme, invece giovedì saremo con il rugby Conegliano, quindi si presuppone un'altra puntata di molto molto incandescente. Allora, detto questo, ragazzi, io vi ringrazio e vi rimando a una prossima puntata insieme, sicuramente sarà ottobre perché prima non ci riusciamo, quindi mi raccomando, le ragazze, continuate sempre, non volate mai, se qualcosa rivolgete direttamente a Elisa, quindi beccatela e fate dare una mano. Volevo ringraziare Roberto Bronca, Alessandro, Elisa Facchini, Claudia Puzzone, Rocco Benedetto, le ragazze Beatrice, Rebecca e Marco. Grazie a voi. Grazie a voi. Ho saltato qualcuno, no? No. Non ho saltato nessuno, perfettissimo. Vi auguro una splendida serata, ragazzi. Grazie per la disponibilità. Grazie a te. Ciao. Buona serata. Buona serata a voi. Ciao ragazzi.